Ciao a tutti, ecco qui, oggi faremo l'arancio, un bello spicchio di arancio per la nostra cucina. I colori ovviamente saranno l'arancione e il bianco. E vi volevo dire una cosa, dunque, questo qui che ho fatto, il campioncino che vedete qua, l'ho fatto un pochino più piccolo, ma questo lo farò una misura giusta, vedrete, molto semplice. Allora, iniziamo con il bianco, montiamo 5 catenelle, non facciamo il cerchio magico, ma monteremo 5 catenelle solamente, 1, 2, 3, 4 e 5, e all'interno, così nell'ultima maglia, chiudiamo e all'interno, dicevo, facciamo 14 maglie alte. Questa sarà la prima, quindi all'interno ne avremo altre 13. In tutto avremo 14 maglie alte. Fatte le nostre 14 maglie alte, chiudiamo con una maglia bassissima e andiamo a fare un aumento su ogni maglia alta. Quindi avremo alla fine 28 maglie. E adesso ci alziamo qui con una catenella, non la lasciamo da sola perché alla fine la metteremo insieme, però qui adesso andiamo a fare l'aumento subito dopo, quindi 1 e 2, quindi in ogni maglia 2 maglie lavorate insieme, così. Mi sono alzata con 3 catenelle dopo aver fermato qui e subito vado a cambiare colore per fare un aumento. Ecco qui, mi porto dietro tutte le codine possibili e faccio 1 e 2. Qui cambio colore nuovamente, passo al bianco e vado a fare una maglia singola, che però la farò per metà e cambierò subito colore. Di nuovo andrò a fare un aumento. 1, questo giro sarà un po' antipatico. 2, scusate, ma qui, ecco, non avevo finito la maglia. Qui di nuovo cambierò colore. Cambiamo colore e facciamo una maglia singola. 1 e di nuovo cambiamo colore e di nuovo un aumento. 1, 2 e cambiamo colore e una maglia singola. Quindi con il bianco facciamo una maglia singola. Ok? Di nuovo, scusate, non ho cambiato colore. Cambierò colore e farò un aumento. 1 e 2. Cambio colore e farò una maglia singola. Mi sto portando dietro le codine, come vedete. Vedete che non ci interessano, se non le volete portare dietro lasciatele pure, tanto poi dopo andremo a chiudere così e quindi non ci interessa se ci sono delle codine dentro. E qui di nuovo nella maglia successiva andiamo a fare l'aumento. 1, 2 e cambiamo colore. Una maglia singola e ancora così. Ecco, proseguiamo in questa maniera per tutto il giro. Allora, chiudiamo qui con una maglia bassissima e ci alziamo di una, due e 3 catenelle. Cambiamo colore e andiamo a fare una maglia alta qui.
doppia maglia proprio sulla doppia delle due sottostanti, sulla seconda. Due maglie, una e due. Non chiudiamo e cambiamo colore. Andiamo su quel bianco e di nuovo facciamo una maglia bianca. In questo modo. Io forse non è il caso di cambiare colore sopra. No, no, lo cambiamo, sì. Magari passandolo da dietro, ecco, così. Ok. Adesso nuovamente andiamo qui e facciamo una maglia unica. Passiamolo dietro il filo, perché altrimenti se passiamo davanti si vede l'arancio, così non si vede. E andiamo qui a fare il nostro aumento. 2 e andiamo a riprendere. E facciamo in questa maniera il bianco sempre sul bianco e qui aumentiamo facendo una maglia arancione e due maglie di aumento subito nell'ultima, cioè su questa qua, ok? E facciamo tutto il giro. Di nuovo siamo qui. Facciamo 3 catenelle, qui abbiamo chiuso con una maglia bassissima, come sempre, e andiamo ad ora a fare 2, scusate, così, il bianco lo passiamo dietro. Allora, 2 maglie in arancio, una, no, va qua, la maglia, scusate, qua. Una e due e poi due insieme qua nell'ultima maglia, questa qui vedete, due e si cambia colore. Di nuovo una sola maglia bianca. Scusate, qui cambiamo colore e andiamo a fare 2 maglie, una e due in arancio e poi ci sta l'aumento, 1, 2 e cambiamo colore. Quindi qui avevamo fatto una sola in arancio, qui in arancio ne facciamo 2 più l'aumento e continuiamo così per tutto il giro. Facciamo l'ultimo giro, 1, 2 e 3, praticamente come vedete sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6 giri, quindi adesso stiamo facendo il sesto. Questo qui è più largo perché io ho fatto... ho messo meno maglie qui all'interno, ne ho messe 12 invece di 14, quindi sono venuti spicchi più larghi, mentre qui sono venuti spicchi più piccolini. Tutto qua, il procedimento è lo stesso. Allora cambiamo colore e andiamo a fare qui 1, perché allora 1 2, procedimento è sempre lo stesso, camminiamo con una sola maglia alta fino ad arrivare a questa qui, che praticamente costeggia poi quella bianca, e dove facciamo l'aumento. Non cambia proprio il procedimento. Se dovete farla un pochino più grande, perché magari volete fare un sottopentola, continuate pure all'infinito, l'importante è che fate l'aumento subito prima della linea bianca e aumentate una maglia praticamente tra un aumento e l'altro. Aumentate una maglia tra un aumento e l'altro. Quindi tutto qui, non è niente di complicato. Scusate, qui parlando mi sono dimenticata di cambiare colore. Ok, ecco qui. In effetti,
qui avevamo due maglie, qui ne abbiamo tre, qui ne abbiamo quattro e qui ne avremo cinque, vedete, 3, 2, 5. Quindi continuiamo così per tutto questo sesto giro. Allora, continuiamo l'ultimo giro, facciamo un giro di bianco. Quindi, ma comunque dobbiamo sempre fare gli aumenti. Io ho già tirato su 3 maglie, quindi continuiamo qui a fare la nostra maglia alta. Una maglia sopra ogni maglia sottostante, 3, 4, 5 e 6, scusate, 5, e qui faremo una maglia doppia perché come vedete siamo sulla sesta, quindi qui facciamo una e due. Ecco qui, continuiamo quindi con una, due, tre, quattro, cinque e nella sesta facciamo due aumenti, quindi facciamo così tutto il giro in bianco. Allora adesso andremo a fare l'ultimo giro con l'arancione, anche qui dovremo fare le nostre, io non l'ho tagliato il filo, vedete, eccolo qua. Allora, però a questo punto facciamo tutto il giro in arancio, quindi iniziamo da qua, ci portiamo dietro questa codina e facciamo una, due e tre. Ovviamente, come sempre, l'aumento lo faremo sulla seconda maglia dell'aumento sottostante, così non ci sbagliamo. Questa codina la togliamo indietro, tanto non dobbiamo fermarle le codine, non ci interessa. Allora, mentre faccio questa lavorazione, mi farebbe piacere che intanto voi potete cliccare sulla parola iscriviti, è un tastino che vedete in rosso sotto, proprio sotto al video, e se volete potete anche lasciare un like e un commento che fanno veramente sempre piacere. Quindi continuo così con il mio arancione, giro tutto intorno. Ah, una cosa volevo dire, se per caso lo volete fare più grande di questo, potete farlo tranquillamente, quindi potete aumentare le maglie e i giri, voglio dire, l'importante è che l'aumento lo fate sempre sullo stesso posto e non vi sbagliate. Allora, per farlo così, come questo, vedete che ha i spicchi più grandi, non montate 14 maglie, ma ne montate 12. Chiaramente i spicchi sono più grandi. Tutto qui, non c'è un'altra differenza. Se volete farlo ancora più grande, montate più piccoli, ma più piccoli qua sono brutti, potevate montare due, ma io penso o così o 14 o 12, di meno no, di più neanche. Allora, io continuerò qui a fare tutto il giro. Ah no, dicevo che se volete farlo più grande, magari non chiuderlo a metà così e fare la presina, potete farlo più grande e fare magari vari di questi, vedete questo è il cocomero, farne un po' e potete utilizzarli come sottopiatti oppure come per appoggiare le pentole, insomma, penso che la fantasia sicuramente non vi manca. Io voglio fare anche il kiwi, lo farò prossimamente perché adesso non ho. Mi manca il marrone, ho il verde, ho il nero per fare i semini, ma non ho il marrone, quindi appena acquisterò il marrone, io abito in campagna e devo prendere la macchina e alla merceria che sta vicino casa sono 15 km, che è vicino casa, non aveva il marrone, non aveva il giallo, gli mancavano un po' di colori e quindi non ho potuto acquistarli. Adesso come posso, come sono arrivati i colori, andrò a comprare questi colori e farò anche il kiwi. Finito di fare l'arancio. Adesso, proprio qui, dov'è la parte con l'asola che abbiamo finito, chiudiamo bene. Ci alziamo con una maglia, solamente una catenellina. E andiamo a fare, prendendo, vedete qui, e
qui, tiriamo e facciamo una maglia bassa. Così facendo facciamo una maglia bassa intorno al nostro spicchio d'arancio, prendendo, vedete, due e due, così. E facciamo tutto quanto il cerchio. E abbiamo finito. Grazie per aver visto il mio video fino alla fine. Vi aspetto la vostra iscrizione, il like e un commento. Fatemi sapere se vi piace. Ciao a tutti.